Tempo d'estate, perché no? Tempo di letture, tempo per dedicarsi un po' ai libri. Ma in questa puntata di A Tavola con Reporter lo faremo con un taglio molto particolare. Intanto inviterei, vi faccio conoscere subito l'ospite di quest'oggi, il presidente della Fondazione per Leggere, Cesare Nai. Ben trovato. Buongiorno, Prego, si buongiorno. accomodi. Una fondazione che è nata qualche anno fa, che coinvolge il territorio di parte della provincia di Milano. Sì, Fondazione per Leggere nasce nel 2006 e nasce dalla volontà proprio dei comuni del sud-ovest di Milano, sono 54 comuni, di mettere in rete le loro biblioteche. Esistevano prima cinque sistemi bibliotecari più piccoli, quello del Castanese, del Magentino, della zona di Abbiategrasso, Rozzano e Corsico, che hanno deciso di unirsi. E oggi Fondazione rappresenta questa grande area di cooperazione sul territorio del sud-ovest milanese, su un bacino di mezzo milione di abitanti, e che fornisce a tutti i nostri iscritti un grande catalogo unico di circa, ma se non di più, 1 milione di documenti, tra libri, DVD ed altro materiale. Tra poco vedremo più nel Sì. dettaglio che cos'è Fondazione, come si articola e soprattutto quali sono le proposte a vantaggio dell'utente e della lettura a tutte le età. Adesso però è arrivato il momento di andare in cucina, seguitemi perché c'è Flavio Di Marco, lo chef di quest'oggi dal ristorante La Fatta Verde di Agrate Brianza, ben trovato, che ci propone una ricetta decisamente estiva a base di melanzane, cioè. Sì, diciamo che è una rivisitazione della classica parmigiana, diciamo studiata per un aperitivo più che altro, per cui andremo a ridurre una melanzana di queste qua lunghe a rondelle, come ho fatto qui, la friggeremo, poi l'acconciatura è diciamo abbastanza standard, utilizzo una mozzarella fior di latte, poi come motivo decorativo e anche come tono diverso di gusto del guanciale croccante, però si possono utilizzare anche pancetta piuttosto Come che come varianti. varianti, esatto, anche con la speziatura, invece di usare il solito basilico si potrebbe utilizzare della mentuccia o dell'erba cipollina. E quindi prendete nota, per queste piccole parmigiane rotonde con fior di latte e guanciale croccante servono melanzane, sugo di pomodoro, mozzarella e fior di latte, guanciale o appunto come abbiamo detto della pancetta o del prosciutto crudo a seconda dei vostri gusti. E anche qui noi proponiamo con il basilico con la menta, ma si possono fare appunto anche con l'erba cipollina e un Esatto. pizzico di sale. Quanto tempo ci vuole per prepararli? Ma è velocissima, diciamo 5 minuti per friggere grosso modo le melanzane e poi l'infornata, anche se io lavorerò solamente in padella, con una padella Si può, coperta. è Sì, un'alternativa. Va è bene, un'alternativa. grazie, buon Ok, lavoro. grazie. Verso la fine riusciremo anche ad assaggiare, Presidente, queste piccole Bene. parmigiane. Intanto diamo piccoli consigli per Sì. la lettura, perché abbiamo detto che abbiamo dato un taglio un po' particolare alla puntata di quest'oggi, perché d'estate forse si legge di più. I dati delle biblioteche cosa dicono? Ma si legge senz'altro di più, anche se contrariamente a quanto si dice che in Italia si legge poco, beh, io vorrei dire che almeno per quanto riguarda le nostre biblioteche i dati sono più che soddisfacenti. A me piace leggere, ma mi considero un piccolo lettore rispetto a tanti nostri iscritti e vedo con piacere che diciamo il trend è in aumento, questo ce lo dicono i nostri dati. È chiaro che leggono soprattutto le persone che hanno più tempo e quindi Sì. chi magari è arrivato alla fine dell'attività lavorativa avendo più tempo a disposizione legge di più, ma anche i giovani e anche soprattutto i bambini che si Quindi non soltanto avvicinano. per studio, ma anche per passione, sì, si va in biblioteca a Si va in chiedere un biblioteca a libro. chiedere un libro e capita spesso, adesso io proprio per dovere anche istituzionale. Sto cercando di recarmi presso le nostre sedi, presso le nostre biblioteche e vedo con piacere tante persone che arrivano a portare 3, 4, 5 libri per volta. Io stesso mi meraviglio e dico: bene, questa Complimenti, gente è vero. evidentemente trova il tempo per dedicare alla lettura un buono spazio del tempo Le disponibile. abbiamo chiesto un impegno un po' diverso dal solito e lei ci ha portato un sacco di libri suoi, ma anche che poi ci consiglierà. In particolare, cominciamo con questo, che è una delle edizioni scolastiche forse più diffuse della Divina Commedia, che magari anche nelle case, da qualche parte impolverata dei nostri territori.
telespettatori, perché ce l'ha portata? Ma io ho portato la Divina Commedia proprio perché, e ho portato proprio un'edizione scolastica, perché la Divina Commedia è stata un po' la gioia e la delizia di tante generazioni di italiani, o il dolore, di tanti studenti. E continua ad essere studiato. Per quanto mi riguarda, direi che è il testo, l'opera più importante. E quando tante volte si dice quale libro porteresti in un'isola deserta, insomma, potendo scegliere, porterei più di un libro, ma dovendo ne scegliere uno, probabilmente La Divina Commedia. La Divina Commedia. La Divina Commedia, che fin da ragazzo mi ha subito entusiasmato, questa idea del viaggio, questa idea del percorso, la visione allegorica, il simbolo. Ecco, è stato qualcosa di veramente importante. Già che leggere è un po' entrare in mondi diversi, ogni libro è un mondo a sé stante, cambiamo allora mondo e andiamo in quello di Emilio Salgari con Le Pantere di Algeri. Come mai ce l'ha portato? Perché è stato il primo libro che ho letto. Ricordo ancora, proprio in maniera piuttosto nitida, proprio i luoghi dove leggevo questo libro. Il primo romanzo, a tutti è capitato di leggere per la prima volta un libro tutto per intero. Bene, io questa edizione l'ho trovata qualche tempo fa su una bancarella dell'usato. Mi sono ricordato subito il titolo e mi sono precipitato a comprarlo dicendo, beh, me lo leggo subito. Poi invece, tornato a casa, ci ho ripensato. E non l'ho letto e non lo leggerò, perché probabilmente rileggendolo, perché la rilettura porta a questo, ma probabilmente rischio di andare a cancellare o ad offuscare queste belle immagini che mi sono rimaste. Dico, io la trama non la ricordo più, mi sono rimaste delle immagini. È il primo libro che ho letto, me lo tengo vicino, non dico che possa essere l'ultimo, ma magari tra gli ultimi che avrò occasione di leggere. Lo tengo da parte. Soprattutto i classici, ma ci sono alcuni utenti delle biblioteche che tornano a riprendere magari alcuni libri che hanno già letto? Sì, ed è una cosa io ritengo importante. Perché perché si rilegge un libro? Si rilegge un libro. Intanto io mi sono sempre chiesto, siamo noi a scegliere il libro, i libri scelgono noi. È un bel interrogativo, forse entrambe le cose. E mentre Le Pantere di Algeri non l'ho riletto, Cesare Pavese sì. Cesare Pavese io l'ho portato proprio per questo motivo. È un libro importante, molto conosciuto, La Luna e i Falò. Mi era stato consigliato, così come è capitato, immagino, a tanti studenti da qualche professore, e la prima volta che lessi La Luna e i Falò di Cesare Pavese, non mi piacque molto. Era un po' indigesto. Non ci trovai nulla di particolare. Anzi, mi chiesi cosa ci fosse, perché questo libro, ma... Perché questa imposizione nella lettura, ecco, brava, insomma. Brava. L'ho letto invece qualche anno fa, l'ho riletto, e naturalmente, come capita, cambiate le esperienze, cambiato l'attitudine, con un altro tipo di coinvolgimento, ecco, sono riuscito a capirlo e adesso lo considero uno dei libri più belli e anche più formativi. Ho capito come mai a una generazione, che è quella dei nostri genitori, possa essere piaciuto questo libro, perché evidentemente si sono sentiti immedesimati in questa storia che parla di luoghi, che parla di radici, che parla di un microcosmo. E allora noi immaginiamoci cosa è accaduto per tanti nostri genitori nel dopoguerra, lasciando chi la cascina, chi il piccolo paese, e quindi andando a leggere La Luna e i Falò probabilmente si è ritrovato in questa dimensione. Quindi rileggere un libro tante volte vuol dire fare un passaggio e apprezzare delle cose che prima non si era stati capaci di cogliere. Un po' per età, un po' per la fretta, un po' per quel dovere imposto che esatto. Lasciava invece poco tempo all'apprezzamento. E siamo noi che scegliamo un libro o un libro che sceglie noi? Una bella domanda, a volte però ci affidiamo ai bibliotecari, che sono quelle persone che appunto ci riescono a guidare nelle varie strutture. Ecco, io su questo però vorrei dire una cosa, tornando proprio anche al ruolo e al lavoro di Fondazione per Leggere. Io ho portato qualche libro che, diciamo, è legato alla mia sensibilità personale, alla mia esperienza. Però noi diamo un servizio che ritengo molto utile, e quindi tutti i mesi sul sito di Fondazione per Leggere, www.fondazioneperleggere.it, viene pubblicato un bollettino delle novità bibliografiche, diviso per narrativa, saggistica e letteratura per ragazzi.
sono una piccola guida, insomma, è una delle guida. Novità. Sono diciamo, testi che vengono acquistati dalle nostre biblioteche, segnalate al centro di catalogazione dei nostri bibliotecari. Noi facciamo una piccola recensione, diamo, va bene, il titolo, l'autore, una piccola recensione, le pagine e la riproduzione della copertina. Tutti i mesi sul nostro sito è disponibile questo bollettino e penso che sia una cosa molto utile per potersi orientare sulle novità in uscita. Abbiamo qui altri libri, da quale partiamo? Ma io partirei da questo libro di Marcello Mazzolini. Perché? Perché abbiamo parlato di biblioteche, parliamo di bibliotecari. Marcello Mazzolini è un nostro bibliotecario. Ma non ho portato tanto il libro di Marcello Mazzolini in quanto tale, anche se è un libro molto bello, io lo consiglio, parla di un disagio legato alla depressione e Mazzolini con molto coraggio si mette in gioco, racconta la sua esperienza. Il titolo è bello, Nubi in transito, sì. Sono questa idea del passaggio, no? Qualche cosa che arriva magari in maniera inaspettata. Però poi che riesce anche a passare. Che può passare, sì. Quindi c'è anche un messaggio di ottimismo. Io ho portato Mazzolini perché voglio che sia il simbolo di tanti autori, di tante persone che hanno il piacere della scrittura, che naturalmente non tutti hanno la possibilità di essere accolti dalle grandi case editrici, di farsi conoscere, però sono produzioni di qualità legate proprio al nostro territorio, alla nostra gente, e noi come fondazione per leggere cerchiamo anche di promuovere queste realtà. Cesare Nai, un attimo di pausa perché c'è la pubblicità, ma a tavola con Reporter tra pochissimo, oltre a seguire ovviamente la ricetta del nostro chef, vi proporrà altre ricette di lettura. Tra poco. Bentrovati a tavola con il Reporter, parlavamo di un bollettino aggiornato ogni mese per poter dare semplicemente anche e facilmente a casa a tutti gli utenti e non solo quelle che sono le novità della saggistica, dei romanzi e del settore dei ragazzi. Trovate un riscontro? Sì, soprattutto i ragazzi, ma direi anche i bambini. Intanto tutte le nostre biblioteche, soprattutto quelle più grandi, hanno attrezzato degli spazi dedicati proprio ai bambini. E ci sono delle iniziative dedicate ai più piccoli. Io vorrei citare Racconti a voce alta, una rassegna estiva di letture e narrazioni appunto per i più piccoli che stanno avendo molto successo. C'è la presenza dei bambini con i loro genitori, ma soprattutto la partecipazione e l'entusiasmo che diciamo provocano queste letture. È uno stimolo forte. D'altra parte gli studi anche più recenti hanno dimostrato che quanto più da piccoli si comincia a leggere e l'apprendimento appunto è precoce, tanto più certe attività cognitive vengono sviluppate in maniera migliore negli anni. Quindi, anche se non è sempre facile far leggere un bambino. Non è facile, però una volta che sono diciamo entrati nel nostro mondo non lo abbandonano più. Ed è un piacere vedere che proprio così, quindi accompagnati dalle mamme o dalle nonne, però sono veramente i protagonisti e noi ci auguriamo che siano il nostro futuro, anche perché diciamo che la nostra esigenza è quella ancora di allargare di più la nostra utenza, i nostri iscritti, certo. Perché a fronte di grossi impegni che fanno le amministrazioni per mantenere le strutture delle biblioteche, purtroppo gli iscritti sono circa il 15% e gli utenti attivi, ossia quelli che nell'arco dell'anno
consultano qualche libro sono ancora meno. Quindi lo sforzo per avvicinare i giovani, avvicinare i ragazzi, tanto. Per poter anche in futuro ampliare la nostra utenza. Un occhio in cucina per andare a vedere come procedono queste piccole parmigiane rotonde con fior di latte e guanciale croccante. Flavio, sì, a che punto è il lavoro? Sono al montaggio, appunto. Ho fritto le melanzane, questo è il risultato, le ho asciugate il più possibile e poi sto alternando gli strati in questo modo. Come una vera melanzana alla parmigiana. Esatto, solo che mi vado a sviluppare in altezza, ecco. E poi per mangiarle sviluppo come verticale. Si fa? Io all'occorrenza trichete. Ah, però va bene. ho messo anche il lato pratico. Ho messo vediamo. Uno spiedo in legno. Sì. Adesso vado a cuocerle poi, ma senza aggiungere grassi, sai che io cerco di. Certo. Di stare leggero, metterò solamente sopra una cucchiaiata abbondante di passata di pomodoro e un po' di mentuccia fresca, poi che bontà. Assaggiamo. E poi il croccante su che ho già fritto, questo è il risultato, è semplicemente prosciutto crudo fritto. Grazie, allora a tra pochissimo per l'assaggio, ci ha incuriosito. Molto. E continuiamo molto. Allora a incuriosire il nostro pubblico con altre letture. Abbiamo parlato di radicamento e di vicinanza al territorio. Questo libro, Il maestro di Vigevano, come mai ce l'ha portato? Ma l'ho portato perché io ho studiato, ho fatto liceo proprio a Vigevano ed è un libro molto significativo, descrive veramente l'ambiente della Vigevano che io non ho conosciuto perché... già negli anni 70 era già superata questa fase, però parla della Vigevano del dopoguerra, di queste tante famiglie, no? di piccoli operai o addirittura artigiani che poi diventano imprenditori, che poi diventano addirittura industriali. È un quadro molto bello legato, diciamo, a una realtà vicina alla mia esperienza personale. Cambiamo libro e adesso invece andiamo a vedere quelli un po' più legati alla storia. Al 2011, sì. Un anno tutto dedicato da istituzioni, in realtà nel territorio, ai festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Quale piccolo viaggio con le letture? Allora, per i 150 anni dell'Unità d'Italia, a me sono venuti in mente tre romanzi storici. Sono tre romanzi, due piuttosto conosciuti, uno meno. Allora, Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, I 100 anni di Giuseppe Rovani e I viceré di De Roberto, Federico De Roberto. E questo, sono tre libri scritti tra la metà e la fine dell'Ottocento e in comune hanno che trattano le vicende storiche legate appunto alla storia d'Italia che vanno da un periodo, dalla seconda metà del Settecento fino all'Unità, quindi sono un arco di 100 anni. Territorialmente le confessioni e i 100 anni sono ambientati nel nord Italia, i viceré naturalmente, come tutti sappiamo, in Sicilia. Però io direi che per un approfondimento storico rispetto ai fatti dell'Unità d'Italia, questa grande epopea, ma a quanto c'era prima, la realtà della frammentazione dei piccoli stati, dell'epopea napoleonica e quant'altro, sia molto utile in questo contesto andare a riprendere questi romanzi storici. Cesare Nai, presidente di Fondazione per Leggere, il modo, la lettura è un modo per sicuramente per conoscere nuovi mondi, ma anche per riflettere, per confrontarsi un po' a distanza, ma anche sulla realtà di quest'oggi. Sì, infatti io ho portato anche qualche saggio, dico la verità, ultimamente ho meno tempo per dedicarmi alla lettura di romanzi, leggo più saggi e ho portato qualche libro non recentissimo ma che a mio avviso è significativo anche per riuscire a capire la realtà di oggi e certi temi che sono all'ordine del giorno. Questi saggi storici, Verso il nuovo mondo, di Francesco Surdic, rettore dell'Università di Genova, degli studi di Genova, un amico tra l'altro, e un testo un po' meno recente del Todorov, La conquista dell'America. Sono saggi storici, ma prendono in considerazione soprattutto il primo, l'immaginario europeo, quindi cosa gli europei trovarono o cosa si aspettavano di trovare. E il Todorov invece mette in primo piano il problema dell'altro. Allora,
tornando all'attualità, sappiamo quanto sia importante riuscire a fare questo tipo di considerazioni, e sono libri che consiglio vivamente. Senta, sul territorio, per tornare invece anche al quotidiano, sono sempre più frequenti alcune iniziative che uniscono la situazione della lettura, della presentazione ad una cena. E in un certo senso ci troviamo qui anche adesso, nella stessa situazione. Come mai? L'abbiamo inventato noi. Fondazione per Leggere ha inventato anche questi momenti insoliti di aggregazione. Beh, poi qui c'è una cucina e un cuoco che ci sta preparando delle cose meravigliose. E allora noi abbiamo pensato come possiamo fare, proprio nell'ottica di riuscire ad ampliare la nostra, tra virgolette, clientela, ma diciamo utenza, ma diciamo iscritti e diciamo lettori. Certo. E abbiamo pensato a queste iniziative. Uscire dai confini delle biblioteche, non perché siano confini stretti, tutt'altro, ma cercare di aggregare nuove persone che magari non si avvicinano alle biblioteche, non perché non abbiano la volontà di farlo, ma perché non conoscono quello che noi offriamo. E allora l'idea è stata quella di organizzare anche delle serate, che poi si traducono in serate di convivialità, dove leghiamo magari delle letture di testi antichi o moderni, al piacere di stare in compagnia a tavola. E sono anche cene, diciamo, di raccolta fondi. Quindi un'idea nuova che abbiamo sperimentato già, diciamo, in due momenti, piace, e proseguiremo a farla senz'altro su tutto il territorio. Il vostro direttore generale, invece, Stefano Parise, è stato appena nominato presidente dell'Associazione Italiana Bibliotecari. Biblioteche, esatto. Biblioteche. È il nostro direttore generale, uh-huh, Stefano Parise, che io ringrazio anche perché, diciamo la verità, io è da un anno che ho il piacere di presiedere Fondazione per Leggere, viceversa Stefano Parise, fin dall'inizio di questa avventura, è stato, direi, veramente il motore e l'artefice di tutte queste iniziative. Quindi a lui va il merito principale di aver portato Fondazione per Leggere ad essere uno dei sistemi bibliotecari più efficienti del territorio. 2 mesi fa è stato nominato presidente dell'Associazione Italiana delle Biblioteche. È una nomina di prestigio che rende merito alla sua professionalità, alla sua dedizione. E un riconoscimento anche di quello che ha fatto sul territorio. E direi che è un riconoscimento, a noi fa molto piacere, perché vuol dire che anche l'esperienza di Fondazione per Leggere è servita a dare spazio a questa sua professionalità. Certo, è un impegno importante, mi auguro che possa seguire, come sempre ha fatto, la nostra fondazione, ma non ho dubbi che sia in grado di poterlo fare. Senta, Cesare Nai, noi ci eravamo conosciuti in un'altra occasione, qualche tempo fa avevamo parlato della vostra ennesima biblioteca, Serafino. Avevamo fatto conoscere anche al nostro pubblico il biblioasino Serafino, un asino che va in giro per portare, come se fosse una biblioteca proprio ambulante, i vari libri. Come, dov'è adesso? Ma adesso il Serafino continua nel suo percorso ed è, diciamo, un'iniziativa apprezzata. Naturalmente ai bambini piace un mondo vedere questo nostro Serafino per le vie delle città, delle varie piazze, portare i libri perché è una vera biblioteca ambulante. E adesso tra l'altro è stato dotato anche il nostro bibliotecario Serafino di un computer portatile, per cui è possibile anche, come se fosse e come è di fatto la 59esima biblioteca del nostro sistema, fare delle prenotazioni e a passo d'asino, quindi in maniera molto lenta, avere a disposizione anche dei libri portati direttamente da Serafino. Abbiamo tempo ancora per un libro, per concludere con un ennesimo sorriso. Parliamo allora di questo, di Trafficologia. Che cos'è? Beh, è un libro che mi appassiona, perché vabbè, è una mia passione, quella del cercare di approfondire i problemi che sono legati al traffico, legati alla viabilità, però è un problema di tutti. Io lo consiglio a chi guida, a chi va a piedi, a chi va in bicicletta e soprattutto agli amministratori che abbiano in animo di risolvere i problemi legati alla viabilità dei nostri centri urbani e del nostro territorio. Ci sono tante curiosità. Ci sono le esperienze dei
più famosi e dei più quotati urbanisti e ingegneri che sono occupati di traffico. Quindi un'analisi seria di un problema che in realtà continuiamo a vivere tutti i giorni. Sì, con delle curiosità, perché ad esempio nessuno sa che il maggior numero degli incidenti, anche gravi, in città vengono proprio sulle strisce pedonali. Mm. Nessuno sa che l'eccesso di cartelli stradali, invece che essere un bene, è qualcosa che confonde. Quindi ci sono tante cose che andrebbero, diciamo, su questo libro approfondite, ma io mi rivolgerei di più ai nostri amministratori. Per qualunque consiglio di lettura, sicuramente in biblioteca c'è chi può darvi un aiuto, il consiglio giusto. Grazie a Cesare Nai, presidente di Fondazione per Leggere, per la sua partecipazione. Ed ecco allora questo bellissimo vassoio di melanzane piccole ma gustosissime, di parmigiane rotonde con fior di latte. Esatto. Un bellissimo aperitivo. Sì, carino anche il motivo decorativo fatto con il crudo, ovviamente dà anche un tono più forte al piatto. Volevo far vedere un altro modo di tagliare la melanzana per poter fare una parmigiana diversa, così. Sì, farcendo tra fetta e fetta. Un viaggio nella lettura finisce qui, il nostro viaggio in cucina anche, ci tocca l'assaggio. Buon appetito a tutti e arrivederci a domani.